tutti e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi vi faccio vedere come rivesto una base di polistirolo con un foglio di gomma Eva per le torte senza utilizzare gli spilli e senza il rimbocco sotto praticamente la base, che dà quell'effetto fastidioso ogni volta che andiamo a posizionare le basi l'una sull'altra, che si vede un po' il rialzo del rimbocco. Quindi faremo una copertura a filo con la base. L'ho provata una sola volta e l'ho fatto per necessità, perché non ritrovavo il barattolo con gli spilli, quindi ho detto in un modo o in un altro la devo fare, e ho provato in questo modo qua. Ha funzionato. Sicuramente ci saranno delle tecniche specifiche, particolari, fatte per realizzare questa cosa. Io vi faccio vedere come è venuta a me, cioè come l'ho fatta io. Magari la facciamo adesso insieme, neanche mi viene. Comunque vi faccio vedere come procedo io, che poi è lo stesso modo in cui procedo per farla con gli spilli, solo che per quanto riguarda il tiraggio, solo che in questo caso non useremo niente. Allora, abbiamo bisogno di colla a caldo, pistola termica. Qualcuno mi ha chiesto: si può fare con il ferro da stiro? Allora, se vedete il mio video sul tiraggio della gomma Eva con il ferro da stiro, poi vedendolo fare con la pistola termica, vi renderete conto che alla fine il tiraggio è lo stesso, non cambia niente, cambia la fonte di calore. Se vi trovate più comode con il ferro da stiro, lo fate col ferro da stiro. Se vi trovate più comode con la pistola termica, lo fate con la pistola termica. Secondo me non cambia niente, perché in sé la tecnica sta nel tiraggio, che poi la andiamo a vedere bene insieme, ve la faccio rivedere, vi faccio vedere come tiro io per evitare che si creino quelle le pieghette, ma più che altro che se ne creino tantissime. Allora, senza perderci troppo in chiacchiere, partiamo subito. E che cosa si fa? Allora, si prende una base di polistirolo. Io adesso, per comodità di ripresa, sto lavorando su una base 20 di diametro per 10 di altezza. Un foglio di gomma Eva. Allora, questo l'ho tagliato a misura. Che vuol dire tagliato a misura? Vuol dire che... Oppela, sposto un po' di attrezzi. Vuol dire che io faccio in modo che avanzi un bordino lungo tutti i lati, quando è possibile. Quindi anche quando avete un foglio che non vi copre del tutto la base, non vi preoccupate, perché si stende tantissimo la gomma Eva, quindi comunque riuscirete a recuperarla. Che cosa faccio? Scelgo qual è la base superiore della torta. Questo nel mio caso, questa è la base inferiore. Quindi mi vado ad applicare qui, lungo questo bordo, su tutta la circonferenza, un filo di colla a caldo. E lo andiamo a fare adesso. Quindi non metto la colla sul foglio, ma la metto sulla base. Controllo che il giro sia completo e che la colla sia dappertutto, anche se non fa niente, anche se manca da qualche parte, perché sciogliendosi la colla poi si spargerà un po' dappertutto. Una volta fatto questo, aspetto semplicemente che si asciughi la colla. E questa è l'unica colla che utilizzeremo durante tutto il lavoro. Cosa faccio adesso? Ho bisogno di una base d'appoggio ed io utilizzo le classiche basette che si usano per decorare le torte nel cake design, quelle che ruotano, ok? Ci poggio su la mia base e la poggio con la colla verso il basso, ovviamente, perché adesso che cosa faccio? Scaldo il foglio di gomma Eva, mettiamolo dritto, e vado a dare la prima formatura. Quindi non la vado a bloccare prima sugli angoli, non faccio niente del classico procedimento che conosciamo un po' tutti.
corti, o almeno io non lo faccio, ma è già da tanto che non facevo così. Allora, vado a scaldare. Di solito io mi metto in questa posizione per scaldare, metto il foglio così e scaldo, non mi metto sopra alla base, quindi sposto su un lato la base e inizio a scaldare partendo sempre dal centro. Purtroppo per farvi il video non è la posizione ideale. Comunque, una volta che è scaldato, vado a fare la formatura, quindi la vado a premere in questo modo. Ok, doveva essere più caldo, ma sono scomodissima in postazione qua. Comunque me la vado a scaldare, continuo a scaldarmela e faccio tutta la prima formatura. Scaldo e tiro in basso in questo modo, vedete? Sto tirando giù, mi sporgo leggermente, vi faccio vedere, mi sporgo leggermente quando tiro, mi sporgo fuori rispetto alla base. Adesso lo faccio su tutto il giro, quindi senza che ve lo voi guardate. Tanto avete capito il meccanismo. Osservate, che è più importante. Cosa importantissima sul tiraggio: allora si tira dall'alto verso il basso in verticale, ok, non così, così proprio in verticale, oppure dal basso verso l'alto, sempre in verticale, mai un po' in obliquo, sempre dritto per dritto. Lasciate che prenda la forma, che si raffreddi, di modo che la forma resti lì, tenendo premuto sempre giù in verticale. Quando ha preso la forma, continuate a girare. Di nuovo, tirate giù, giù, bello parallelo. E bello premuto contro le pareti. Aspettate un attimo che raffredda e continuate. Di nuovo. Comunque la sentite calda, voi andate e tirate. Nuovo, tirate giù, fate aderire bene e mantenete il tiraggio in verticale. Perciò dovete lavorare con un'altra base di polistirolo più piccola sotto, lo potete fare invece della base rotante, di modo che avete modo di tirare più giù dell'altezza della base stessa. Raffreddare.
Ok. Abbiamo fatto il primo giro, come potete vedere, già tutta questa parte sotto della torta lungo tutta la lunghezza è già formata e non ci sono quelle ali grandi che si creano quando andiamo a fissare ai quattro lati il quadrato di gomma Eva. È già quasi tutta formata. Allora adesso che cosa facciamo? Ci giriamo sotto sopra, iniziamo da un punto, uno qualunque, quindi io inizio da qui. Sono scomodissima, ok, perché devo guardare lo schermo per assicurarmi che sia tutto a vista. Allora, vedete quanto eccesso si è creato? Guardate, ve la ricordate com'era a filo? Guardate quanto eccesso. Noi questo adesso lo andiamo a togliere. Anzi, lo possiamo togliere già adesso un po', che è troppo, è veramente eccessivo. Allora, tagliamo l'eccesso, tanto questa continuerà comunque a stendersi. Se lavorate con poco eccesso, vedete che di pieghe se ne formeranno pochissime. Quello è il trucco principale, lavorare con poco materiale, con il giusto materiale, neanche poco. Guardate quanto ne abbiamo tolto, cioè è impossibile lavorare con questo sotto le mani. Quindi togliamolo e buttiamolo via. Allora, adesso abbiamo, dicevo, dobbiamo adesso fare tutto il giro e iniziamo. Allora, iniziamo da qui, quindi dal basso. Adesso andremo a tirare dal basso verso l'alto. Scaldo. E tiro. Quando è scaldata bene la gomma Eva se ne viene via, che è una bellezza. Come potete vedere è rimasta incollata. Allora, facciamo la stessa cosa. Mi tengo con un dito da queste parti, da qui sul bordo, e scaldo andando avanti. Tiro sempre verso l'alto, sempre dritto. Fin dove riesco, tiro dritto. Ok? Al massimo la piega si crea qui sopra, ma non qui sotto. Quando sento che si è fissata, che si è asciugata, vado avanti. Scaldo. Molto meglio. E tiro sempre verso l'alto. Forse se mi metto così lo vedete meglio il tiraggio. Aspettate un attimo, perché voglio che lo vedete bene. Intanto aspetto che si incolla. Ok, lo vedete così? Ok, andiamo avanti. Scaldo. Scaldate bene e tirate su. Vedi, io vado comunque a tirare su. Questo non mi interessa se ancora sto lavorando sul resto. Vedete che non si stanno formando le pieghe, sta già venendo pulito. Ok, aspettate che si incolla e andate avanti. E rivado di nuovo. Scaldo. Scaldate bene la gomma e tiro sempre verso l'alto, un po' a destra, un po' a sinistra, e tiro su. Intanto che è ancora calda, mi allungo dove posso
e mi accerto che intorno sia rimasto tutto bello dritto e incollato soprattutto. Non lo so ragazzi, io così mi sono trovata bene l'altro giorno e penso che continuerò a farle sempre in questo modo. Mi sembra anche più veloce. Allora, tiro, attenta ai bordi, tiro e incollo e tiro sempre verso l'alto, mai di fianco, sempre dritto per dritto. Ok, stiracchio un po' questa, scaldo. Come vedete non si sono create ancora tutte quelle pieghe a 4, a 3, a 2. Lavoriamo in senso orario, in senso antiorario, come state comodi. Io e niente, per oggi credo sia tutto. Spero di essermi spiegata in modo molto semplice, perché ho visto che a parole sul gruppo non si era tanto capito. Spero con il video di essermi spiegata e non mi resta che augurarvi un buon weekend. Vi mando un bacio, un abbraccio come sempre e alla prossima, ciao.